Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati al consueto video letture mensile dove vi do tutte le opinioni sui manga che ho letto durante il mese in corso. Oggi partiremo dalle serie in corso per poi passare alle nuove serie che ho iniziato arrivando ai volumi unici, serie complete e chiudiamo con una rivista. Siete pronti? Iniziamo subito la nostra disamina. Partirei con il numero 15 di Dr. Stone, manga che amo da morire, anche questo numero è davvero splendido. La saga in questa prima isola del viaggio è davvero emozionante, con tantissimi colpi di scena, il ritorno di alcuni personaggi noti e un finale sospeso che ci lascia proprio lì così a dire: ma come potete finire un volume così? Io ne voglio ancora, voglio capire che cosa succede, ma dovremo aspettare. Un super volume per un manga davvero sempre originale. Continuiamo con The Rising of the Shield Hero numero 17. Un volume un po' sottotono, sì, iniziamo a capire le nuove dinamiche di questo nuovo paese dove il nostro Naofumi si ritrova catapultato, ma è un volume un po' di passaggio, insomma, dove c'è un po' di farming per poter aumentare le proprie skills, ma non si va troppo avanti con la trama. Alla fine ci stanno anche dei volumi così un po' più tranquilli, però uno spera sempre in azione, sviluppo della trama, eccetera. Comunque andremo avanti. Come andremo assolutamente avanti con Hell's Paradise. Mi sono letto il numero 10, davvero un bellissimo numero. Impazza la guerra totale. In questo numero, oltre ai colpi di scena, non sono mancati i grandi atti di coraggio. Davvero un bellissimo volume anche questo. Un battle shonen un po' fuori dalle righe, con le sue regole, le sue caratteristiche, che mi sta davvero piacendo tanto. Come mi sta divertendo tanto Spy x Family. Il numero 4 è davvero divertentissimo, soprattutto per l'arrivo di questo bel nuovo personaggio, il cane. Anya, che si è guadagnata la sua bella stella, vuole come ricompensa un cane in famiglia e ci sarà questo arrivo roccambolesco, a dir poco roccambolesco, di questo cane in famiglia. Un personaggio che sembra davvero aggiungere una parte davvero comica in più a un'opera che è già molto divertente di suo, quindi ne vedremo delle belle, assolutamente. Come non delude mai, assolutamente, Blue Period. Mi sono letto il numero 5, prosegue l'esame di Yatora per entrare alla Geidai, a questa prestigiosa università pubblica, e il nostro protagonista in questo volume dovrà spingersi un po' oltre per migliorare la propria arte. Un'opera davvero ben costruita che mi sta regalando un sacco di emozioni. Mi piace tanto. Dalle gioie passiamo ai dolori. Land of the Lustrous 4. Lo so, avrei dovuto leggere anche il 5 e il 6, ma non ce l'ho fatta. Credo che ne metterò uno al mese. Io non riesco a farmi piacere questo manga. Ancora qui la nostra protagonista Fosche, prima si lamentava perché era cazzo scarsissima, adesso rompe le balle perché è diventata pure forte e non si sopporta più. Che condanna questo manga. Vedremo cosa succederà nei volumi successivi, ma io davvero faccio una fatica a leggerlo, pazzesca. Mi leggo invece sempre con tanta leggerezza La via del grembiule. Anche il numero 6 è molto carino, molto divertente. In particolare mi è piaciuta tutta la parte dove lui cerca di entrare in questa specie di associazione delle casalinghe, che è stata forse la più divertente del volume. Me lo sono diluito un po' nell'arco del mese da quando è arrivato. Ho letto qualche episodio sporadico ogni tanto e devo dire che così il volume l'ho apprezzato decisamente di più che leggerlo tutto ad un fiato. Poi mi sono letto Black Clover Quartet Nights numero 6, questo spin-off di Black Clover carino, che si conclude con questo numero, che consiglio a chi è appassionato comunque già dell'opera principale. Per gli altri è un po' evitabile, perché comunque se non conoscete i personaggi, se non conoscete anche le caratteristiche di questi, non è un manga che potrete apprezzare. Vi dà qualche retroscena in più, vi fa vedere qualcosa in più su uno Yami giovane, il nostro comandante del Toro Nero. Una miniserie divertente alla fine che ho letto con piacere. Mi è piaciuto un po' meno questo numero di Demon Slayer, il numero 13. Questa saga non mi sta particolarmente appassionando. Ho trovato anche un po' confusionaria la narrazione in questo numero. Quando lo leggevo mi perdevo spesso e non mi ha dato quella voglia di arrivare in fondo al volume che magari mi aveva lasciato anche nei volumi precedenti, dove c'erano dei belli scontri. Sempre molto carino e educativo Olympia Kyklos. Mi sono letto il numero 3. Anche in questo volume tanti personaggi storici importanti
importanti, un manga davvero, davvero appassionante, ricco di chicche e di curiosità. Lo leggo sempre molto volentieri, non è una di quelle letture che mi appassiona così tanto, però fa piacere perché è comunque un manga ricco di cultura. Manga ricco di angoscia invece, Tracce di sangue numero 9. Ma che cavolo di volume! Cioè, l'ho divorato! Un volume dove le tavole con gli occhi vi raccontano totalmente la storia, le emozioni, la sofferenza. Io davvero questa serie la sto amando totalmente e questo volume è una bomba. Voglio subito il 10, voglio arrivare alla conclusione di questa storia il prima possibile per capire che cosa succederà. Perché questo rapporto malato tra madre e figlio è arrivato ad un punto critico. Magari scopriremo qualcosa in più nel prossimo numero. Altro manga che mi lascia sempre in sospeso e del quale vorrei sempre il numero successivo è Tokyo Revengers. Mi sono letto il 4 e la prima cosa che ho pensato: ma qui mi sembra che la storia sta per finire. Non è possibile che vada avanti per oltre 20 volumi. Cioè, siamo arrivati ad un epilogo. Ed è quello che ho pensato per quasi tutto il volume. Poi il finale, che ti lascia come al solito senza parole. Colpo di scena allucinante e ci vediamo al prossimo volume. Fortunatamente a breve diventerà mensile, quindi la sofferenza sarà un po' più breve, non dovremo aspettare 2 mesi per avere il volume successivo, ma ne avremo uno al mese. E sono molto contento perché per una storia così abbastanza lunga mi piace l'idea di poterla seguire una volta al mese. Altra delusione, Eden Zero 9. Non so perché sto leggendo questo manga, sto provando a leggere un'opera di Hiro Mashima intera, ma anche questo volume... una fatica per finire di leggere queste cazzate, però va bene, ok. Anche questa nuova saga in quest'isola di Draken Joe, sì, ci fa vedere qualche scontro un po' carino, ma tutto lì. Lo continuo? Non lo continuo? Ci provo? Non lo so. Mi aspettavo un po' di meglio dal numero 13 di To Your Eternity, tra l'altro con questa bellissima copertina che aspettavo da tanto. Si entra in un nuovo arco narrativo che secondo me è partito un po' in sordina. Vediamo come si svilupperà un po' nei prossimi volumi, ma al momento come è iniziato non mi ha particolarmente preso. Mi aspettavo davvero di più da questo manga magico che fino ad ora aveva avuto un livello davvero molto alto. Livello che resta sempre altissimo per quel grandissimo capolavoro di Akira, ragazzi. Ma che spettacolo questo manga! Questo numero 3 ricco di azione, guerra totale, con un finale a dir poco esplosivo. Io non vedo l'ora di leggermi il 4 per capire che cosa è successo. In questa storia che si discosta pesantemente dall'anime, io purtroppo avevo fruito soltanto del film animato fino a poco tempo fa e davvero questo manga mi sta appassionando tantissimo. Katsuhiro Tomo, sempre spettacolare, grande, grande, mito totale. Che bello continuare a leggersi Shaman King. Altri 2 numeri questo mese, il 3 e il 4, tanta azione in questo bel manga, bellissimo poter rivivere le avventure di Yo Asakura e sono quasi arrivato al punto dove l'avevo lasciato anni e anni addietro, quando purtroppo un po' anche ero un ragazzino, per motivi economici l'avevo un po' accantonato. Un manga che mi sto godendo davvero tantissimo con questi 2 volumi al mese, quindi la trama procede molto velocemente e ci permette di essere sempre lì sul pezzo a seguirlo. Altri 2 bei volumi dove finalmente si introduce questo Shaman Fight, il grande torneo per dichiarare il re degli sciamani, e si scopre anche un po' un nuovo modo di gestire questo potere, molto molto curioso e affascinante. Vedremo che cosa combinerà il nostro Yo Asakura nei prossimi volumi, tanto anche il prossimo mese ce ne saranno 2. Partiamo ora con le nuove serie che ho iniziato questo mese e inizierei con My Son is Probably Gay, un manga che aspettavo con ansia, che mi aveva incuriosito davvero tanto. Mi aspettavo una trama, in realtà è una serie di racconti episodici. Il problema è che l'ho trovato abbastanza scontato e abbastanza banale. Il tema dell'omosessualità è piuttosto superficiale e la gag è un po' sempre la stessa: il figlio omosessuale che in qualche modo si sbottona senza pensarci e dice qualcosa che fa comunque riferimento alla sua sessualità, la madre che la cosa l'ha capita palesemente e in qualche modo cerca sempre di andargli incontro, di giustificarlo, anche il fratello cerca sempre di dargli supporto, ma lui si sente sempre super mega in imbarazzo totale, che è una cosa assurda visto che hai una famiglia tollerante, una famiglia che ti accetta per come sei, una cosa bellissima, e tu sei sempre lì a sentirti in imbarazzo e nascondere tutto. Ma
non mi ha detto niente, quindi non lo continuerò. Gran bella impressione invece il primo volume di Doro e Doro, che mi ha regalato il buon soldo, grazie ancora. Sono rimasto colpito dallo stile di disegno di questo autore, davvero sporchissimo, ma anche tutti questi personaggi particolari, bizzarri, ma anche la trama con questa contrapposizione tra il mondo dei maghi e questa città molto particolare in rovina dove vivono i nostri protagonisti. Immagino che nei prossimi numeri si capiranno meglio anche le dinamiche, ma al momento mi è piaciuto davvero tanto. L'uso molto particolare della magia, il character design davvero particolare. Mi sembra che ci siano tutti i presupposti per una ottima opera. Vedremo, magari comincerò intanto a recuperarne qualche numero ogni tanto e proseguirò questa serie. Una serie che non delude mai, ragazzi, Full Metal Alchemist. Io avevo già fruito di entrambe le serie anime. Mi approccio al manga la prima volta con questa bella edizione nuova che hanno fatto. Io sono super soddisfatto, l'ho letto, l'ho aperto anche fino allo sfinimento, non si è rovinato niente, quindi non capisco tutta questa gente che continua a lamentarsi per l'edizione. Ma prendetevi un bel manga come questo e leggetevelo senza rompere tanto le scatole. È un grande classico del battle manga, forse uno dei migliori sulla piazza, impossibile restare delusi. Devo dire che la parte del primo volume me la ricordavo ancora bene dall'anime, però la trama scorre comunque velocemente, quindi con un volume della Kanzenban già si arriva piuttosto avanti, quindi sono molto contento di poter leggere il manga per la prima volta. Vediamo un po' se mi prenderà come mi aveva già preso ai tempi anche l'anime. Sorpresa super gradita, ho letto il primo numero di Blackjack e l'ho amato, ragazzi. Le avventure di questo dottore clandestino che riesce a risolvere quasi ogni caso super complicato. I suoi pazienti generalmente sono o personaggi controversi o persone che arrivano in emergenza estrema che non possono utilizzare un ospedale. La vera forza di quest'opera è proprio il personaggio di Blackjack, che è incredibile. Cerca sempre di giustificare il suo lavoro chiedendo cifre assurde di denaro, ma alla fine mette sempre la sua moralità in tutto il lavoro che fa. Ed è questo è molto bello, perché ogni storia ha il suo bellissimo messaggio, cosa che io apprezzo sempre alla grande. Sono molto contento di poter fruire di questa bella opera, la collana Osamushi, e la continuerò alla grande. Ora abbiamo il numero uno di King of Balls, manga italiano disegnato da Daniele Rudoni e pensato da Fabrizio Francato di Manga Senpai. Manga italiano che davvero sembra un manga giapponese. Ci sono tutti quegli elementi dello shonen che ci piacciono tanto, dalla crescita del personaggio. Il personaggio è un po' l'underdog che non è considerato dagli altri, la giusta dose di fanservice, perché quello in un buon manga serve sempre. È una storia piuttosto avvincente e molto originale, questa l'ho apprezzata tanto. Il manga si concluderà con il secondo volume, non vedo l'ora che uscirà per concludere anche questa storia, comunque molto molto carina. Tra le nuove serie che ho iniziato c'è anche Moyasimon, del quale ho letto i primi tre volumi. Per questa serie voglio spendere forse qualche parola in più, perché essendo un manga che tratta di scienza, come potrete capire, lo sto amando totalmente. Dove il nostro protagonista, Tadayasu, è un ragazzo in grado di vedere i germi, i microrganismi ad occhio nudo, ma non li vede come sono realmente, ma in realtà sono delle cose un po' più kawaii, per dirlo in giapponese. Il ragazzo, insieme a un amico d'infanzia, si sposta un po' dalle campagne giapponesi e va a vivere a Tokyo per andare a frequentare la facoltà di agraria. Qui inizierà a far parte di un gruppo di ricerca con un professore a dir poco bizzarro e conoscerà tanti compagni che lo accompagneranno in questa avventura attraverso la biologia, la fermentazione e quindi anche la produzione di sake e di cibi fermentati. La trama non è particolarmente complicata, racconta le vicende che questi ragazzi vivono un po' tutti i giorni all'interno del campus, ma è un'opera estremamente piena di nozioni scientifiche. Io l'ho amata, ma per leggere un volume ci metto davvero tanto, perché è strapieno di curiosità. Se amate la scienza e vi affascinano questi temi come la fermentazione, il mondo dei batteri, la produzione di alcolici, è un manga che praticamente amerete assolutamente. Ho già acquistato quasi tutti i volumi, quindi lo continuerò alla grande. Davvero una bellissima sorpresa. Passando poi ai volumi unici, iniziamo con Oltre l'arcobaleno ed altre storie di Akane Torikai. Un volume davvero bellissimo che ho divorato davvero in pochissimi minuti, che racconta in modo direi quasi poetico l'angoscia e le difficoltà della gioventù giapponese. Assolutamente consigliato se amate l'autrice. Il prezzo purtroppo un po' altino, come per tutti i volumi Dignity della collana Showcase, ed effettivamente è anche un manga che si legge davvero brevemente, perché le tavole sono sì bellissime da apprezzare, però non ci sono tantissimi dialoghi. Comunque
davvero un bellissimo volume. Poi ragazzi, mi sono letto il primo yaoi della mia vita, stuzzicato da Georgia in live l'ultima volta, ho letto Neon Sign Amber. Devo dire, una storia d'amore tra questi due uomini che nasce anche in modo piuttosto spontaneo, piuttosto naturale, anche in modo quasi scherzoso e giocoso, e effettivamente questi due personaggi in un mondo così distaccato intorno a loro si trovano, riescono a capirsi, e questo poi, anche se ci saranno le classiche difficoltà del caso, porta ad un amore vero e intenso che purtroppo sfocia in cose un po' troppo esplicite. Non mi aspettavo questa cosa, che si arrivasse proprio a vedere il rapporto di per sé, anche perché tendenzialmente non leggo neanche manga in, quindi potete capire se cerco questo tipo di cose in un manga, no. Però per quanto riguarda la trama, la costruzione dei personaggi, che nonostante sono personaggi maschili sono abbastanza femminilizzati, permette comunque di apprezzare l'opera, che tutta sincerità non è un genere che mi piace. Però devo dire, non è che ho fatto difficoltà a leggere questo manga, sono rimasto soltanto un attimo sul finale. Per quanto riguarda le serie complete, questo mese mi sono letto il bel box di The Poetry of Run, ma vi ho già fatto un video specifico su questo, quindi probabilmente vedrete passare il link al video. Se volete approfondire la cosa, dategli un'occhiata. Non ve ne riparlo qui nel video letture. Concludo con l'ultima lettura, che è stata il numero 0 di Senpai Plus, la nuova rivista di Manga Senpai, con manga europei a target shonen. Al di là del fatto che le storie al suo interno possano piacere o meno, comunque molto dipende dai gusti personali, alcune le ho apprezzate davvero tanto, altre magari un po' meno, però questa è una vera rivista con dei begli editoriali, delle interviste, dei contenuti extra, degli approfondimenti, delle curiosità. Sono molto curioso per tutto quello che riguarda questo progetto, che sicuramente da qui in poi inizierò a seguire. Consiglio a tutti quanti di dargli un'occhiata, perché con soli 5 euro potete fruire di tantissime diverse storie e scoprire che ci sono tantissimi autori validi anche in Europa. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre vi chiedo di fare quelle 4-5 cose importanti per il canale. Ricordatevi di lasciare un bel like sotto il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, che è sempre importante, sempre un bellissimo supporto. Vi ricordo che Nerdy ha la sua community su Facebook. Iscrivetevi, venite a farci vedere i vostri acquisti, venite a discutere con noi di manga. Troverete una bella community ad aspettarvi. Vi lascio il link in descrizione. In descrizione troverete il link anche al mio canale Twitch, dove sono live quasi tutti i giorni, e anche lì troverete una bella community, e il link al canalino spammino Telegram, il canale Telegram dove posto tutto quello che faccio online. Quindi se vi iscrivete lì non vi perdete più niente. Concludo come sempre lasciandovi i miei contatti social, ovvero la mia pagina personale MicheleMario86 e la pagina Instagram di Nerdy. Ricordatevi di passare su questi profili e di lasciare un bel segui. Direi che anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!